storici del NALUG, che è presente da tempi immemori, Giuseppe Aceto, postdoc a Unina presso il Dieti, e ci parlerà di Hack Meeting. Hacking Team, scusate un attimo, la stanchezza del giorno. È diventato Hackett. Ah, ne approfitto che non siamo riusciti a dire. Ok, nel frattempo ne approfitto per segnalare un'iniziativa di Informatici Senza Frontiere di Benevento. Avrete saputo dell'alluvione che ha devastato la città, tra l'altro ha distrutto dei laboratori in cui fatti dei corsi per l'informatica per la solidarietà. È una delle iniziative, tante iniziative di quell'associazione. Quindi siamo accomunati dall'obiettivo di ripiegare l'informatica, di informare e migliorare anche le persone, ci siamo stati molto vicini a questa iniziativa, quindi la segnaliamo, stiamo facendo una raccolta fondi per ricostruire il laboratorio e aiutare le persone che hanno avuto danni. E tra l'altro il laboratorio ha degli strumenti che hanno messo su per fare corsi insieme, probabilmente sono andati parzialmente distrutti, e si stanno occupando anche di assistere le persone, i commercianti che hanno le loro accreditature elettroniche con vari programmi, file di dati veramente rovinati, quindi stanno facendo recupero di dati. Chi è esperto di questo, quindi vuole dare una mano, trova dei contatti, abbiamo stampato dei volantini alla reception per questo. Quindi se volete maggiori informazioni, c'è il sito del laboratorio di informatica libera, è ibis.it, dove trovate il filottino all'ingresso. Solo questo è quanto online, se volete fare donazioni ci sono qui gli indirizzi. Questa è la parte di intermezzo all'appello umanitario. Ok, perfetto. Va bene, allora oggi parlerò di un evento che è stato sui giornali online per qualche tempo quest'anno e riguarda la sicurezza in rete. Adesso questo in rete è quasi disperso quando si parla di informatica, perché dispositivi non in rete sono rimasti in posto. Quindi parlerò di problematiche di sicurezza da un punto di vista molto particolare associato a questo evento del violazione della sicurezza di questa azienda Hacking Team. Grosso modo procederò in questo modo, parlerò di quello che è successo, parlerò di quello che si sapeva di Hacking Team prima di
questa fuga di informazioni, e parliamo anche delle conseguenze di questa fuga, della leak, perdita in gergo, e degli abbozzi di riflessioni, insomma, delle riflessioni che voglio proporre più che altro. Le fonti di questo talk sono quelle principali indicate, sono delle analisi fatte da un istituto di ricerca dell'Università di Toronto, soprattutto, questa è la fonte principale, che sono basate sia su ricerca diretta che sugli esemplari di questi programmi che hanno preveduto, sia su documenti che erano manuali, di riservare ai clienti di questa azienda per capire che cosa doveva fare questo programma. E poi c'è tutta una serie di altre analisi che sono state successive alla pubblicazione di questi materiali. Ma vi ho detto, è stato questo, è abbastanza recente, il 5 giugno, sul account Twitter dell'azienda, con dei messaggi sarcastici si annuncia che saranno divulgati tutti quanti i dati dell'azienda perché non hanno nulla da nascondere. E si tratta di 400 GB di materiale tra dati di clienti, documenti contabili, manuali, documenti tecnici, codice sorgente degli strumenti che utilizzavano e email personali e di lavoro dei clienti. Un bel po' di roba. E questa è stata messa a disposizione, interessante anche lo strumento che è stato usato, tramite BitTorrent, che per chi non lo conosce è un protocollo di distribuzione file, e per Twitter una delle conseguenze è che è abbastanza difficile censurare qualcosa dopo che è stata pubblicata, quindi si inizia a diffondere, si inizia a fare. Chiunque la usa ha delle copie locali e a sua volta lo ridistribuisce, quindi chiunque normalmente riceve questo tipo di materiale, poi a sua volta lo diffonde. E un altro strumento è stato Mega, qualcuno si ricorderà Mega Upload, è lui, team.com. È una specie di Dropbox, anzi è molto simile a Dropbox nell'utilizzo, c'è una regola interessante, c'è crittografia end-to-end, i dati che vengono caricati su una cloud, cioè sul server di qualcun altro, sono cifrati da domani. Quindi sul server arriverà in una forma illeggibile a chi sta conservando i dati. Quindi questa è una tela nei confronti di chi sta caricando, perché non si può sapere, a meno che non venga divulgato che cosa c'era stato caricato, quindi cosa è stato caricato non arriva in anticipo. E si può normalmente evitare di lasciare tracce sulle origini di questo caricamento, e non è possibile modificare i dati dopo che sono stati caricati senza che chi li ha caricati non se ne accorga, insomma. E tutto questo, questo era uno screenshot della pagina Twitter di Hacking Team, che è stata sfortuna Hacked Team, e sviluppa strumenti poco efficaci, facili da aggirare, insomma, hackerare. È tecnologia che compromette le attività di agenzie di tutto il mondo. E vabbè, altri messaggi là sotto. Ha visto che The Wayback Machine c'è il link, non so se la conoscete, questo archivio storico delle notizie. E dopo di visto, tra l'altro, anche un esempio dopo, un Wikileaks, che è una piattaforma che consente la divulgazione di materiale riservato, quindi fughe di informazioni, è una piattaforma che va per gli informatori, tra. E mette a disposizione una forma di consultazione di 1 milione di email di questo link. È comodissima ed è velocissima, si può cercare le parole chiave per l'utente, il destinatario,
una tavola. E questo qua ha consentito di fare data journalism, perché sono stati scritti degli articoli sulla base dell'analisi delle comunicazioni che vengono queste email, e se vuol dire questo è anche una forma di citizen journalism, cioè qualcuno che non è un giornalista professionista ha aiutato i giornalisti a procurarsi le fonti su cui lo scrive la loro analisi. E questo è l'indirizzo qui sotto. Potete andare che c'è questa formula per la ricerca. C'è gente che in questo modo ha trovato, messa in pubblica piazza, le attività che aveva fatto con questa azienda, gente nel ramo della sicurezza informatica che insomma, si era tenuta ufficialmente a distanza dalla gente e così via. Insomma. Quindi sono volati di starci per la comunità. Questo letto ha avuto una forte risonanza di anche all'inizio, però una strana differenza, a livello internazionale si è discusso per mesi sulle implicazioni di quello che è uscito, quindi parlo dopo, essenzialmente si parlava della tutela della privacy dei cittadini che venivano intercettati troppo facilmente in maniera troppo invasiva e del troppo potere, lo scarso controllo che c'era per le forze dell'ordine di tutto il mondo che acquistavano questi strumenti usando questi strumenti. In Italia è stato fatto qualche trafiletto, un ennesimo caso notevole di hacking e defacciamento, e in questa analisi cito, interessante, hanno fatto su Twitter, su volume di messaggi scambiati su questi argomenti, il nostro mondo ha raggiunto con la discussione di una puntata del Grande Fratello, e si è fermato. Ma che faceva questo hacking team? Perché ho scelto questo caso per discutere di questa cosa? Se qua la differenza di sicurezza. Sicurezza informatica, immaginate, allora è il dato che qualcuno abbia accesso alle informazioni che vengono riservate, o insomma, è il dato che venga interrotto un servizio che sto fornendo, e quindi, come vedete nel prossimo talk, rendo più solide le mie difese. E quella sicurezza difensiva, quella classica. Sicurezza offensiva invece è solo l'attacco. Una tipologia è il penetration testing, in cui praticamente buttavo una metafora, io costruisco, faccio costruire un cancello, poi cavo un esperto lato, scassinatore, dico, vedi se la cancellata qua la serratura funziona, mi ha il permesso di provare con i suoi strumenti di conoscenza per dire se è stato fatto un lavoro, se è stato fatto e così via. Questa è un'attività di penetration test ed è una delle cose che faceva soprattutto all'inizio la TNT, la parte più presentabile. L'altro aspetto dell'offensive security è quella che assomiglia al cosiddetto cyber warfare, la guerra informatica fatta tra entità governative, tra nazioni, tra stati nazionali, è quello di agire preventivamente, andarsi a cercare i possibili attaccanti, sorvegliarli, infiltrarli, renderli inoffensivi prima che possano colpire. Quindi capite che si salta, si fa un salto di significato. Poi parlare di una forma di difesa preventiva quando sono io che vado ad attaccare è un po' più complicato. Comunque, fondamentalmente a questa famiglia appartiene il tipo di attività che faceva la Kitty. È un modo simpatico che è stato usato per definirlo, però molto realistico. È malware as a service. Malware per qualsiasi strumento informatico che crea dei danni, quindi virus, trojan, ci sono varie famiglie a seconda di come funzionano e che cosa fanno. E in particolare questo è spyware, cioè del software che ha la saluta dell'utente della macchina, di chi ha diritto a usare quella macchina, raccoglie informazioni e le passa a qualcun altro. A qualcun altro chi? Gli enti di Eventim, la ditta di Eventim stesso, sono soltanto enti governativi, quindi forze dell'ordine, governi, eserciti e così via.
Tra l'altro queste transazioni commerciali venivano dopo un accurato vaglio del se fosse il caso e se fosse legale, perché c'erano delle restrizioni. È uscito che in alcuni casi non avrebbero potuto fare affari con certi paesi, hanno cercato di aggirare questa cosa, ci sono riusciti facendo lobbying sui politici italiani, quindi c'è tantissima roba riguardo, se poi andate a vedere dei link che si riuscisce a scavare questa roba naturalmente tutto, ma l'obiettivo di questi strumenti di sorveglianza, secondo Cervantino, è tracciare e quindi poi permettere una cattura di criminali che si occupano di terrorismo, si usano di materiale pornografico, di conseguenza, e poi proprietà tra figli di esseri umani e così via, non da così sono dei bambini e così via. Allora, chi si occupa di diritti, di libertà di parola e così via, quando sente dai bambini, subito scatta una reazione, perché questa qua è una vita vecchia, è voglia, che si fa appello alle emozioni per azzerare la razionalità della discussione. E quindi quando tu metti fuori i bambini, qualsiasi cosa è giustificabile, non importa quanto possa, non importa i danni collaterali, non importa se è efficace o meno, perché bambini. C'è una pagina su YouTube che spiega come funziona questa cosa, vari esempi. È soltanto in inglese, quindi o la traduciamo o non so, ma la trovate, e c'è un esempio di sintomi, c'è questo esempio. E, ma questa è quella che diceva Agintin riguardo i suoi clienti, in realtà quella era una risposta delle accuse ben precise e circostanziate, ma proprio questa ente di ricerca che mi sembrava come fonte principale, dell'Università di Toronto, che si occupano proprio di violazione di diritti umani con mezzi informatici e così via, e già dal 2012 stava seguendo le attività di agenti e di altre simili compagnie, ce ne sono tantissime, e abbiamo fatto degli analisi basandosi sia su degli esemplari di malware che avevano preso da vittime di questo tipo di sorveglianza, in realtà erano giornalisti, ovviamente materiale pornografico o abuso di bambini. Non solo, poi c'erano state già delle fughe di notizie, erano state diffusi dei materiali di uso che teoricamente erano riservati ai clienti di questi strumenti, quindi erano potuto aver lavorato cosa pubblicizzavano e come si usava nel manuale, dall'altro hanno ricostruito come si comportava le denominazioni. E questa è la fonte che ho usato per descrivervi tutto questo. Tra l'altro hanno fatto delle lettere aperte per chiedere anche un punto per la suggestione di clienti, di suoi rapporti di business, eccetera, eccetera. E quella risposta di prima sul fatto di bambini era proprio la risposta di tutte le sette. E diceva che quelle di dell'istituto di ricerca erano con delle letture meno. Allora, di cosa si concentrava? Il pezzo di software che avevano trovato su questi contatti di giornalisti si occupava di fare queste cose, questo integrato dal loro uso. Allora, una delle cose più interessanti copiare file da o verso la fisica. Questa cosa non è uscita, crea un sacco di problemi, perché se hanno usato le forze di ordine per prendere prove del comportamento illecito del sorvegliato, quando non c'è una procedura ben definita che assicura che non vengono alterate queste prove, e qui non c'è nulla di tutto questo, e tecnicamente c'è la possibilità di dare il valore riportato. Ma in alcuni documenti pubblicitari c'era un esempio con file pedoporno, quindi traete voi le conseguenze su che tipo di file vengono caricati. Tecnicamente è possibilissimo, perché una volta che questo tipo di software sta funzionando su una macchina di nascosto, si ha un controllo remoto, da cui il nome
del software, remoto control system, a mi piace, si sente un controllo di stanza. Questo succede, qualcuno prende il controllo della tua macchina, tu non lo sai, tu sei sotto sorveglianza, non hai avuto una disobbedienza, non hai avuto nulla, non sai nulla, tu fai vivi la tua vita e c'è qualcuno che si sta prendendo tutte le informazioni su quello che fai. E guardate cosa fa, registra le chiamate start, registra le email, chat, registra le password, quindi in questo modo si prendono tutte quante le informazioni, hanno anche accesso a altri servizi online a cui di cui fare uso. E poi qualsiasi cosa battere sulla tastiera e attivare il microfono come programma e registrare quello che viene catturato dal sistema. Da remoto, mentre state così, mentre siamo così, potete fare l'attivato. Non la prendiamo questa registrazione, se la posso vedere. E l'ultimo punto, c'è anche la versione mobile per Android. Questa è una bella cosa, diluta il dispositivo, quindi la modifica in modo che tutto il sistema di sicurezza dell'applicazione Android non possa vedersi una roba altra, eccetera, eccetera, totalmente alzato. Sono loro padroni del vostro dispositivo molto di più di quanto voi potete fare normalmente. E potete leggere cosa c'è nella versione, tutto questo che già fa Google, però non lo sappiamo. Lo fanno anche questi altri senza che lo sappiamo, senza che abbiamo troppo in senso. E questo è il particolare report su questo tema. Ma come fanno a mettere questo malware sulla nostra macchina, sul nostro cellulare? Ci sono diversi metodi che utilizzano. Uno va a venire tramite le SDK, l'applicazione per esempio si infetta e quindi hanno il controllo della macchina. Un altro è tramite questa tecnica vengono alterate le comunicazioni tra la vostra macchina e i vari servizi in modo da indurvi il microcone a attivare questo malware e quindi si tenta la macchina e hanno il controllo. Tra l'altro i fornitori di hacking team avete un minuto non rilasciato e non so che hanno fatto chi si occupa di sicurezza di diritti conosce bene il suo numero, è un numero usatissimo. E fa proprio questo, si chiama tecnicamente naming dell'attacco, cioè un attacco di un'entità che si mette in mezzo tra le comunicazioni, tra voi e il destinatario, fa la passacarte, facendo la passacarte si legge tutto e ha il potere di modificare le comunicazioni, senza che nessuno dei due interlocutori si accorga di questo. L'ultimo metodo, non c'è neanche bisogno di avere accesso alla rete su cui si trova la vittima, basta mandare un email o creare un sito su cui viene indotto a cliccare. Quindi o ho un allegato in un email o vado a cliccare su un sito e mi ritrovo ad aver eseguito l'installer di questo malware senza che me ne accorgo. Vediamo un po' più in dettaglio, perché questo è la rivista mi appassiona di più, ma è anche molto preoccupato. Allora, come succede? Traffico HTTP è una navigazione web. Mentre sto navigando, mentre a un certo punto nella conversazione tra me e il server, Facebook per esempio, c'è quest'altra macchina che si inserisce e modifica quello, il passaggio di informazioni. Come lo modifica? Per esempio, se richiedo il download di un file, sto cliccando, aspetto che c'è la finestrella in cui lo salvo, intercetta questa richiesta e invece di darmi il file originale ci mette davanti un installer del Trojan. Tra l'altro mette davanti al file originale, quindi una volta che è scaricato, allora sto scaricando un'applicazione, dopo ci clicco su, per esempio, la prima cosa che viene eseguita è l'installer del Trojan, che sparisce, si cancella da sopra il file scaricato, in modo da non lasciare tracce, ed esegue la versione originale. Voi vedete quella che vi aspettavate, come ho detto, completamente rifiutato, stato controllato. Questo è cattivo. Ah, codice HTML,
siti dinamici di Pizzano, tante cose belle, di dedicare, spostare, fare cose, funzionano avendo parte di codice della macchina, che viene scaricata al volo. Quando viene scaricata al volo, invece di avere semplicemente il codice originale della pagina, c'è dentro il codice maligno che vi porta al discorso a scaricare il trojan e poi a portarsi da quello che si muove fosse. Concludere in realtà, quello che si è d'accordo, stavolta non viene neanche dovuto cliccare su un altro. Vi è bastato visitare un sito web mentre eravate sotto osservazione. Questo poi è cattivo perché è specifico per YouTube. Vado a vedere un video, quindi dice: oh, attenzione, la versione di Flash che sta andando è vecchia. Questa cosa che vi viene mostrata non è originale, è stata inserita a parte. Dice: scarico l'aggiornamento, certo, scarico l'aggiornamento e ti trovo. Si scarica, sei avanti. Questo è ancora peggio. Mentre è stato fatto in Java per dei siti particolarmente ricchi di funzionalità, già va a controllare se ci sono degli aggiornamenti, gli risponde questo tizio in mezzo e dice sì, è questo l'aggiornamento, è scaricato, è salvato, si è dimenticato, senza chiedere niente. Qui la morte del clear text fa riferimento al fatto che con HTTPS questo non è possibile, quindi gli strumenti, la buona novella che vi do, strumenti per difendersi da questo tipo di attacchi in realtà ci stanno, non sempre funzionano, però complicano di più la vita. Tra l'altro purtroppo non sono la soluzione definitiva, perché anche nei siti che utilizzano HTTPS ci sono alcune risorse invece senza HTTPS, significa che si è citato la connessione, significa che se qualcuno prova ad inserirsi non funziona, ce ne accorgiamo tutti che qualcuno ha provato ad inserirsi e non riescono a leggere quello che c'è nella comunicazione, quindi non possono modificare la però anche nei siti con HTTPS, che sarebbe quello di cui vedete il lucchetto o lo schermo che è sicuro in alto, è cambiato, attenzione, sito non sicuro, volete continuare lo stesso, sei sicuro? Sì, sono sicuro, quindi siete infettati potenzialmente. Se non eravate sotto osservazione magari no. Anche il sito più innocuo, della telemetria, sì, ok, magari non è quello che ci sono le informazioni false di sopra, tanto non è il sito della banca, non devo dire niente di particolare, ma se sta messo in ascolto, mi sento creati. E in questo caso, schematicamente, come funziona il giochetto? Basta che questo strumento di infiltrazione di Google si trova in qualsiasi punto nel percorso tra voi e il server a cui stavate puntando. E ci sono tanti punti in cui questo può succedere. Prima cosa, sulla vostra stessa rete locale. Quindi, se in qualche modo pensate al vostro pubblico che collegate e c'è qualcuno in ascolto, è per capo che è usato proprio per questo, per il è nato così, quindi 14 anni. E wireless access point ci si mette su wireless access point, tutte le comunicazioni che vanno tra voi e l'esterno passeranno lì, quindi quello è un punto in cui si può fare dell'attacco. Nell'internet service provider, questo è un malware di stato, significa che all'inizio postale o la polizia, i carabinieri che vanno bello, metti un attimo sta cercando di fare delle cose e la dentro l'internet service provider significa che hanno sotto controllo potenzialmente tutti i clienti di un'intera città, un'intera regione, quindi questa è la scala di capacità di sorveglianza e interferenza, perché è anche attivo, a cui siamo sottoposti. È interessante, veramente molto interessante. E questi qua erano i risultati di ricerche che avevano fatto i tizi, allora, come detto, una delle tecniche era quell'injector che richiedeva però di avere accesso alla rete, in questi tratti tra la vittima e i servizi a cui deve accedere.
Ma il phishing, che è una tattica illegale molto usata, richiede semplicemente di mandargli un'email con un alleato. Più precisamente, la tecnica usata da questo spyware è più tecnicamente detta spear phishing, cioè phishing è pesca, perché in realtà se arrivo pesca a strascico si mandano tanti email perché qualcuno che un po' distrattamente piglia e clicca sull'alleato come sempre. Noi siamo fortunati che la lingua italiana non viene usata tanto bene in questi attacchi, quindi accorgete la roba sgrammatiata così ancora, e quindi non si apre nulla. Guardate prima che di default di client e email caricavano le immagini, facevano parte di cose, non ha niente, bastava anche quello. Spear phishing è molto più cattivo, viene fatto su misura della vittima, quindi innanzitutto è scritto bene, ma non solo, ci sono dei contenuti che spingono la vittima, quindi questo è un attacco di social engineering, si lavora sulla psicologia. E guarda caso è proprio l'ha usato in tutti quanti i casi che hanno analizzato nella realtà. Ai giornalisti è stato mandato un rapporto di guerra, un file scandalo, un blog. Attenzione, riservatissimo, non divulgate il mio nome perché sono funzioni uguali. Questo è il testo del libro. Per fortuna questi giornalisti erano ben informati. Una volta in realtà ci sono cascati, però se ne sono accorti che c'era qualcosa che non andava perché il file era strano, subito hanno bloccato tutto e hanno permesso di fare l'analisi forense che hanno scoperto oggi. Guardate un pochettino come funziona, perché questo può essere utile perché il phishing funziona in generale così. Vediamo, per esempio, questi sono i tre casi analizzati. È un file eseguibile, quindi è un'applicazione, ma il suo nome è bla bla bla, documento interessante, spazio, 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 un sacco di spazi, punto .exe. Quindi noi vediamo il documento interessante, punto .pdf, la prima parte del nome, poi ci sono tanti spazi che non vengono mostrati da Windows, questo è per Windows, è stato detto. E in realtà non è eseguibile, io ci dico su per vedere un PDF, sto facendo parte di un'applicazione, e lì sta la vettoria, cercato, sono arrivato. Variante, un file di Word, è un vero file di Word. C'è un problema, Microsoft Office ha i bug, come tanti software compilati, che consentono l'esecuzione di codice arbitrario, quindi noi pensavo che era un semplice testo, in realtà c'è un'applicazione int, che stavolta parte senza inserire di un int. Sto aprendo un file di testo, ho invece eseguito un'applicazione infettata. Un'altra variante, invece di scaricare direttamente lo spyware, c'è un piccolo eseguibile e il primo stadio, che viene sui due pezzi, il primo stadio si occupa di andare a scaricare con calma l'intera suite di strumenti di spionaggio. Quindi non pesa neanche tanto, non creiamo anche tanti problemi quando lo scarico per farlo iniziare. E questi sono casi rilevati sul campo. E questi erano giornalisti. Erano giornalisti. Quindi, ricapitolando, le tecniche di infezione sono trovate anche in USB, che è molto simile a come se facciamo lo spionaggio vecchio stile. E tu, cioè, ci sta tutto il punto verificato, se ne è andato dalla macchina, allora loro ti accendi, mi piazzano la cince, chiudono, si scappa tutto a posto, si sente. Però piccola differenza, questa non è semplicemente una cince che ti manda l'audio quando stai nel raggio di azione della ricetta sul tetto, ma è qualcosa che sta sul tuo portatile, in cui c'è tutta la tua vita. Le cose che vuoi far sapere, le cose che non vuoi far sapere, le cose che non sai manco tu. Okay. E avete visto la lista di entità che vengono fatte dallo spyware? Non è semplicemente audio, anche video, da remoto, a piacere, caricamento di file. Quindi non è la vita cinese. E sottolineo questa cosa perché normativamente ancora siamo in corso di definizione delle procedure di come fare queste cose perché siano legali
che organizzazioni ci vogliono, eccetera, eccetera. Quindi si sta in una fase di transizione in cui di fatto queste agenzie hanno avuto praticamente carta bianca. Il phishing rispetto a questo si tratta di dover mandare una casella di mail, almeno c'è il fatto che deve essere personalizzato come limitazione, quindi devo perdere un po' di tempo, devo investigare una precisa persona, un obiettivo preciso, magari ci sarà un orologio di questa cosa. L'injection invece, una volta che ho piazzato la scatoletta, una volta che ho accordo con l'ISP, io posso monitorare a mio piacimento intere popolazioni e devo soltanto fare il click e ottengo tutto quello che mi serve quando lo voglio. Tra l'altro questa cosa non mi chiede neanche chissà quali risorse. Senti la paura che ci stiamo capendo. Ma come funzionano queste funzionalità che io non mi aspetto che si possano fare su un sistema operativo normale, delle applicazioni normali, perché si possono fare cose all'insaputa dell'utente? Si possono fare cose all'insaputa dell'utente per due motivi. Uno è un problema di interfaccia, nel senso che l'utente è abituato a fare dei tanto, oppure si è costruito un sistema che fa cose automaticamente. E un altro problema è che ci sono degli errori di programmazione, che è una cosa praticamente inevitabile allo stato attuale. Qualsiasi software avrà dei problemi di programmazione che richiederanno il rilascio poi delle modifiche, del patch, quindi aggiornamenti di sicurezza. C'è un tipo particolare di vulnerabilità, ve lo dico perché stiamo parlando molto in relazione a questo scandalo di continuo, si chiamano zero day, sono delle vulnerabilità di sicurezza che sono segrete e sono sfruttate segretamente, quindi non sono comunicate agli sviluppatori, finché sono mantenute segrete, si vendono ad altissimo prezzo, perché consentono di aggirare la sicurezza. Io lo compro, lo uso facilmente, ho eliminato tutte quante le barriere all'accesso a quelle informazioni che dovrebbero essere riservate. Cosa succede quando uno zero day viene divulgato? Viene bruciato, non è più utilizzabile in maniera segreta, però cani e porci lo possono utilizzare. Però d'altra parte gli sviluppatori sanno che corrono ai ripari. Quindi a questo punto il tempo chi riesce prima ad attivare l'aggiornamento di sicurezza si mette a riparo dalla prossima marea di gente che proverà a utilizzare questa vulnerabilità. Il problema è che la gente non aggiorna il software, quindi queste vulnerabilità permangono per anni e anni. Non solo, c'è un altro problema: quando il software non è open source, sta al proprietario, allo sviluppatore, decidere se, come, quando risolvere un problema di sicurezza. E di solito quando firmate regola, non vi assicurano nulla di tutto ciò, contatto, mi dicono che accettate, però che state prendendo non serve a nulla, andate la legge, in effetti. Peggio ancora per smartphone, che abbiamo installato la questione ancora più seria. E gli aggiornamenti sono rari, soltanto per alcuni modelli vengono fatti per un tempo limitato. Diciamo che Android non è open source, sì, Android è open source, o è un modo comunque fare il build di Android, ma senza i driver proprietari, se non funzionare l'hardware del telefonino, non parte mai. E se parte non potete usare la parte di telefono, non potete usare la parte hardware, e sì, cioè tutti si parte un contenuto inutile. Ok, quindi questo è un altro problema serio per il smartphone. Perché? Perché non è tutto open source. Questo è il problema. Ok, dopo abbiamo visto cosa fa. Abbiamo visto come infettarsi per essere sottoposto a tutto questo. Ma il risultato è tutto questo manicomio qua dentro, che questi dati usciranno dai vostri dispositivi e andranno a finire nei server di controllo di IoT o messo. Per nascondere questo tipo di comunicazione c'è un'architettura abbastanza complessa e per certi versi è simile a Tor. Se ti ha seguito il mio talk dell'anno scorso, salve se tecnologie per garantire l'anonimato. Infatti, quello che vogliono è garantire l'anonimato di chi è che sta utilizzando il software di spionaggio. E quindi ci sono vari salti così.
hanno fatto un'analisi delle comunicazioni veramente interessanti dal punto di vista tecnico, quindi incoraggio ad avere sempre questa serie di articoli solamente per chi è appassionato di sicurezza. E questi server, il primo livello di solito ha alla faccia di un sito aziendale o dei servizi online banali, in modo che se qualcuno si accorge di queste comunicazioni che partono dal computer, da questo si dice, sarà la solita cosa di pubblicità, ho cliccato su qualcosa, non ne sarà sospetti, invece il sito poi salta un altro, salta un altro e arriva sotto, non ne sarà il sistema di controllo. Cosa se ne fa questo sistema di controllo? Parte a conservare tutte queste variabili prove, ma le analizza anche e costruisce, per esempio, la rete sociale. Chi ho telefonato, chi mi ha chiamato, a chi ho messaggiato, quando, qual era il testo, dove stavo quando l'ho fatto, a che ora, e la serie temporale dell'evoluzione di questi eventi. Mesi. Allora, torniamo all'evento da cui siamo partiti, questa fuga di informazioni. Allora, ci sono state queste conseguenze. Innanzitutto, quelle accuse che hanno fatto di lavorare con governi non democratici e non rispettosi dei diritti umani si sono rivelate tristemente fondatissime. Quindi, tra l'altro, quelle erano ricerche scientifiche pubblicate, sottoposte a peer review, quindi era roba già ad alto grado di sicurezza, ma la gente non ci credeva. Quando è uscito proprio fuori tutto il marasma, allora è diventato diverso. I giornali sono stati bruciati, ci sono delle tecniche per evitare che questo malware sia riconosciuto, quelle tecniche anche sono state studiate, quindi adesso gli antivirus riescono a rivelarlo, una versione che è stata diffusa. E ci dico un'altra cosa, che questa gente gestiva molto male la sicurezza informatica della sua propria azienda, questo fa ridere, perché sono loro gli esperti di intrusioni informatiche e uscito che avevano delle password del tipo password con lo zero al posto del lavoro. Tra i clienti stranieri ci stanno i peggio noti per come trattano gli diritti umani e la libertà di informazione, altro che la condivisione del porno. E tra i clienti italiani ci sono le forze dell'ordine e altri, e l'Italia, secondo cliente, 4 milioni di euro. Però non siamo in Italia, ci possiamo fare, no? Ce lo spiegano, vediamo di porto, sono sempre morelle, siamo anche forestate, sempre perenzine. E d'altra parte, pensiamo soltanto che i mesi a livello di democrazia, è un indice calcolato insieme alle libertà civili, come funziona il processo elettorale, se funziona bene il governo, se c'è partecipazione politica e il tipo di cultura politica c'è. E noi non siamo delle democrazie reali, secondo questi indici. Nel 2014 c'è un indice, ma abbiamo dei difetti. Subito dopo ci sono dei regimi ibridi e la gente che non ha a fare, ha a che fare tra i regimi ibridi e i regimi autoritari. Non è l'unica, tutti, questa è la scusa per parlare di queste cose, ce ne stanno tante che fanno soldi in questo modo e danno questo genere di poteri alle agenzie governative e a chiunque poi lo vendere. Cioè, per capire di si tratta, che cosa fanno, che conseguenze, questa è un'altra fonte, potete consultare. Vedi, questo è uno delle analisi di Reporter Senza Frontiere, diversi livelli di libertà di informazioni, bianchi sono quelli a buoni, gialli così così, noi siamo già arancio, cioè abbiamo dei problemi seri, e poi ci stanno due situazioni difficili, veramente seria. Okay.
Raccontami un po' chi sono i clienti di Iron Team. Ok. Vi lascio con delle riflessioni, non sono delle riflessioni, sono veramente riflessioni, cioè erano delle domande che mi sono fatto e che vi propongo. Allora, le analisi scientifiche c'erano già prima, però per fare casino, e guardate bene, casino all'estero, perché da noi manco quello c'è stato, c'è voluto la fuga completa delle informazioni, quindi si è voluto ricorrere ad un atto illegale, è stato illegale compromettere la sicurezza e divulgare informazioni riservate. Quindi anche noi qua ci stiamo muovendo su un terreno etico molto complicato. Il problema di Iron Team è come emerge dalle loro email e avere che fosse riconosciuto che fosse legale quello che facevano. Questa cosa recente è cambiata, si vede come hanno affrontato il problema, potete esplorarlo anche in quegli articoli. Il nome di questo spyware in italiano è Captatori Informatici, stanno facendo le leggi adesso su questo tipo di attività. E non è neanche malware testato, sono i tedeschi che hanno chiamato così, perché loro sono stati affetti anche prima, o hanno usato prima. Il problema è che adesso non sono regolamentati, anche quando saranno regolamentati, il controllo su questa roba è molto difficile da cambiare, ed è roba pericolosa. Quindi, come dicevo, la questione della sicurezza di una impresa che si occupa di sicurezza, tra l'altro in maniera offensiva, quindi, ma sono veramente di pazzi questi. Una possibilità è che in realtà siano stati poco scrupolosi, ma non perché sono scemi o perché sono ignoranti, tutt'altro, sono ben esperti di queste cose, è che la sicurezza costa in termini anche psicologici, umani, perché gli strumenti che utilizziamo adesso non sono pensati per essere sicuri e non sono pensati per essere usati facilmente in modo sicuro, anche soltanto per controllare HTTPS, non degli aggiornamenti, tutto quanto ancora troppo macchinoso, le procedure, tutto i permessi, le credenziali, ancora troppo macchinoso e neanche loro lo usano e si sono esposti alla rovina del loro parco clienti, della loro azienda, non si sa se l'hanno costruito, comunque sì, la gente in Italia non si è fregato. Quindi, ma se questi erano esperti non lo fanno, normalmente voglio pensare anche di parlare dello Stato, ma un utente comune a sua volta non può difendersi se non lo fanno neanche questo, in realtà si può, però adesso è faticoso, bisogna informarsi, bisogna procedere. E il motivo di questa mia chiacchierata è anche questo, darvi un motivo per procedere informando. Grazie. Quindi clienti state tranquilli e tutto a posto.
quanto riguarda i clienti state tranquilli, è successo un manicomio quando è uscito il leak, prima di trovare un falso, poi è uscito, no, vai a cedere con Carvalho, no, perché quelli dei clienti si dice stavo veramente, quindi alla fine è uscito, no, tutto vero, e Peccani ha detto, quando è uscito tutto vero, questo è un danno per la sicurezza internazionale, perché stava mettendo a repentaglio di vite, di gente, delle forze dell'ordine, così via, state sguinzagliando i criminali a usare questi exploit come si qua per danneggiare tutti, alla fine invece non è successo quindi, naturalmente. E adesso grosso modo si è fatto un'idea di che cosa è successo, sì, che sono state le conseguenze, non quello che sono andati. Quindi non è chiaro, pare che lo stesso che aveva fatto Hacking con un tale Phineas Fisher, che aveva tra Finn Fisher e il prodotto di un'altra società che ho prodotto, se non so che quando sono iscritto prodotto e società. Comunque insomma, purtroppo è un ambiente abbastanza popoloso di queste aziende, di questi prodotti. Quindi non si sa, non si sa. E quello su cui mi interrogo è se hanno fatto bene, se si poteva evitare, perché lì ci sono pure roba molto personale. Non è stato fatto quello che di solito viene con i leak controllati dai giornalisti, qui viene fatta una verifica delle fonti e una selezione del materiale da divulgare. Questo ha preso e ha buttato, la procedura non è la solita che si utilizza per questi leaks, quindi era uno nuovo, non c'entrava niente e così via. Quindi è molto, molto dubbio. Quello che sappiamo, insomma, sono stati contenuti in loro che si veniva. La basta. Ok, allora, pensiamo un po' di essere usare il negativo, monitorare eventuali porti d'ascolto, deve essere
Sì, però questo è dire mentre si deve fare un altro mestiere invece di andare. E quindi, no, sono d'accordo, è così. Si tratta, non è una cosa che uno fa normalmente, tutti i giorni, non è praticabile, però sto suggerendo delle cose pratiche che ragionevolmente si possono fare. Io non posso fare una cosa del genere quando ci lavoro e mi metto a fare quelle cose per mestiere, quindi ci capito e così via. Però normalmente la gente non si mette a fare, la gente usa il computer per fare delle cose che riguardano la sua vita, non pensare a badare al computer. Ok? Quindi bisogna trovare delle soluzioni pratiche. Una è questa, non aprite agli altri, non eseguite roba, non scaricate applicazioni. Linux, da questo punto di vista, è molto più solido, perché solitamente le applicazioni che scaricate dai repository, la comunicazione è cifrata. Quindi è fatto diversamente, le applicazioni installate direttamente in un ambiente molto più controllato. E quindi sei un po' in riparo dal fatto che sto scaricando dal sito l'applicazione gratuita per fare le cose. Lì state esponendo. Poi ci sono altre cose che potete fare, non parlo al volo, usate delle macchine virtuali. Questi software, per evitare di essere analizzati, fanno il rilevamento delle macchine, cioè quando sono eseguiti in un ambiente virtualizzato, perché così solitamente i ricercatori vanno a capire pezzo per pezzo come si comporta, quindi lo scoprono, lo capiscono, fanno reverse engineering. Per evitare questo, quando trovano una macchina, si trovano ad eseguirsi in una macchina virtualizzata, non fanno le cose cattive che dovrebbero fare, rimangono piacenti, in modo da non essere scoperti. Allora, quale metodo dovresti usare una macchina virtuale? Cioè, un prodotto che è un prodotto, è un team, Pains, che è una macchina virtuale fatta apposta per garantire un minimo di riservatezza, c'è Tor, quando navigate da dentro la macchina virtuale avete per ora il massimo livello di privacy che si può avere facilmente senza essere dei possessivissimi di campo. Quindi è la sicurezza ragionevole che posso proporre. Quindi una macchina abbastanza decente da poter eseguire oltre al sistema operativo normale, quindi fare le vostre cose, qualsiasi cosa fate su internet, aprite la macchina virtuale, fate la cosa che dovete fare, chiudete la macchina virtuale. Quando tutto va male e sono riusciti ad entrare nella macchina virtuale e non hanno fatto altro, arrivate la macchina virtuale, è stata ferma, avete interpretato temporaneamente la macchina virtuale, che viene distrutta e ricreata ogni volta che la usate, quindi la seconda volta non è più infetta. Non solo, se la usate ogni volta la finite per fare diverse comunicazioni, le informazioni che avete lasciato nella comunicazione precedente non basteranno alla comunicazione successiva. Quindi se pure dovreste fare quello che vedono è l'ultima cosa che avete fatto e basta. Non posso ricostruire lo storico delle chat, lo storico delle chiamate che si sono accumulate nel tempo, lo storico dei siti, la cronologia, eccetera, eccetera. Ok, questo è un po'. Scusate, messaggio di speranza.